Allora, benvenuti a tutti in questo video. In questo video parlerò degli attrezzi per la distillazione. Il primo attrezzo è l'alambicco, il più importante di tutti, che si crafta con 3 di pietrisco e una vega di blaze. Ecco a voi l'alambicco. Il secondo oggetto è il calderone, che si tratta con 7 di ferro, in questo modo, e avete il vostro calderone. Un altro elemento è il secchio, che si tratta così. Poi ci sono le ampolle, che si craftano con 3 blocchi di vetro messi a V, così avete 3 ampolle. Ora vi spiegherò un paio di cose. Per prima cosa, il calderone è un blocco che si deve piazzare per funzionare. Eccolo qui. Poi il calderone si deve riempire con il secchio. Si può fare in due modi, o in uno stagno o in una fonte d'acqua infinita come questa. Abbiamo riempito il secchio e ora andiamo a riempire il calderone. Ecco fatto, riempito. Poi le ampolle d'acqua sono la base e si devono riempire cliccando tasto destro sul calderone. Il calderone pian piano si svuoterà. Quando il calderone è pieno può fare al massimo 3 ampolle. Le ampolle d'acqua ora non hanno nessun effetto. Nei video successivi parlerò come fare da trasformare le ampolle d'acqua in pozioni. Poi anche si può riempire il calderone con l'ampolle d'acqua, ma si riempirà solo una piccola parte, cioè quella parte che l'ampolla ha preso. Ci voglio 3 ampolle d'acqua per riempire il calderone di nuovo. Ora vi farò vedere come ottenere le verghe di Blaze. Ottenere le verghe di Blaze non è una cosa facile, perché si trovano nel Nether. Perché dovete uccidere i Blaze che si trovano nel Nether. Ecco perché si chiama Verga di Blaze. E vengono rilasciate dei Blaze quando muoiono. Non sempre capita di uccidi un Blaze e una Verga. A volte, tipo un caso su 5, o anche un caso su 3, se siete fortunati, rilascerà una Verga di Blaze. Ora vi farò vedere come uccidere i Blaze. Già io qui ho creato una struttura di difesa efficiente. Poi vi mostrerò come costruirla. Iniziamo per prima cosa. Qual è il generatore di Blaze? Che vi faccio vedere. Questo di qui. Si trova nelle fortezze del Nether, quasi sempre all'esterno. Ora è disattivo perché siamo in modalità pacifica. Ora adesso, andando in Survival, metteremo la modalità facile e uccideremo i Blaze fino ad ottenere una verga di Blaze. Fatto facile. Ecco i Blaze, questo è il rumore dei Blaze. Andiamo in survival e iniziamo. Ci sono 3 modi per uccidere un Blaze: con la spada, se proprio sei proprio quasi morto, con le palle di neve, che gli fai un cuore e mezzo di danno a colpo. Visto, ai ai ai, ci ha preso. Attenzione ai Blaze che sparano fuoco. Poi un altro modo è prenderli con la canna da pesca, agganciarli, tirarli e finirli con la spada. E così moriranno. Visto, non ci ha lasciato la bella. L'ultimo modo è con l'arco, intanto mangiamo così si rigenera la vita. E con l'arco, puntando, quest'arco ha potenza, quindi è più forte. Vabbè, e poi uccidete un Blaze, ancora le verghe non ce l'hanno date, sti stupidini. Ora dobbiamo solo aspettare che qualcuno si faccia vedere.
Bene, aspettiamo un po' il tempo che si vengano qui giù. Già che ci sono, li prendo con la canna da pesca. Devo cercare di uccidere un blaze. Ne ha fatto facile quando si è così. Vabbè, prima o poi lo ucciderete. Oh, mi sono arrabbiato. Spacco qui. Oh cavolo, ce n'è un bel po'. Aia, ci ha colpiti, allarme. Ok, vabbè. Prima o poi, dopo tutti, dovete stare attenti perché potreste morire. Quindi, dopo aver fatto così, avete... Finalmente, dopo un po', ecco qui la verga. Mentre ho lasciato, ho lanciato le palle di neve che hanno colpito il blazer, hanno rilasciato il blazer ha rilasciato la verga. Ora vi mostrerò come costruire questa struttura efficiente. È molto facile, si può utilizzare tutti i materiali che preferite, ma io utilizzerò un materiale. Utilizzerò dell'asse di abete. Si può fare con qualsiasi materiale, ma è meglio farlo soprattutto con materiali non infiammabili. Vabbè, ora, come il pietrisco, che anche il pietrisco resiste all'esplosione dei blaze, dei ghast. Ora, mettiamo intanto così. Poi, alziamoci e facciamo un tettuccio, in questo modo. Però i blaze potranno entrare anche se con questa base. Quindi si deve fare un altro strato, così saranno bloccati e non potranno passare. Poi ci vuole uno strato così. Così, fatto, e un altro qui, e vi metterete qui, così sarete sia agli attacchi degli altri mob, sia agli attacchi dei blaze, qui dentro sarete immuni. Se poi un mob entra, lo potete colpire con la spada. Poi se ci sono troppi mob potete chiudere e così se vi metterete qui sarete intoccabili. Soprattutto non con il legno perché il legno si brucia poi. Quindi ora spacchiamo. E io vi faccio vedere ora i trucchi e i segreti degli attrezzi da distillazione. Intanto andiamo a casa. Attraverso il portale di Nether andiamo. Ok, è giorno. La prima cosa da fare è usare il primo trucco è pescare un'ampolla d'acqua. Si può pescare un'ampolla d'acqua. Ora vediamo se riusciamo a pescarla. Aspettiamo. Intanto, ecco, un altro pesce non ci sta venendo. Comunque, intanto, mentre facevo quest'altra prova, vi dico che le canne da pesca ingrandite con fortuna del mare sono più... è più facile trovare un'ampolla d'acqua o anche materiali... Una ninfea ci hanno dato. Vabbè, e oggi vuol dire che non è il mio giorno fortunato. Che mi serve una ninfea, scusatemi. Vabbè, una ninfea. Poi, un altro trucco è vivere vicino a una fonte d'acqua infinita, come un lago. Un laghetto, ce ne sono molto comuni i laghi. Vi dico di vivere qui vicino per le pozioni perché il calderone deve essere riempito più volte e per questo ci vuole acqua. Oppure, molto più comodamente, potete fare come ho detto prima, una fonte d'acqua infinita, che si fa in un modo semplicissimo, che ora vi farò vedere. Per prima cosa serve un secchio vuoto anche. Secchio. Andiamo in survival così, in survival così ve lo faccio vedere. Intanto tappiamo tutto. Ho sbagliato, scusate. Mettiamo qui, andiamo, mettiamo un po' di terra. Bene, dei blocchi di terra, piazziamo uno qui, un altro po', così proprio annulliamo la fonte.
Perfetto, ora è vuoto. Non c'è acqua. Allora, il primo metodo è usare un secchio d'acqua qui, poi un altro secchio d'acqua e versarlo qui. E avrete una fonda infinita. Potete prenderlo 1000 volte, ma non si finirà mai. Va bene. Ora l'ultimo oggetto, più che attrezzo, che si usa nell'alambicco, è la polvere di Blaze, che si capta in un modo facilissimo, molto facile. La verga di Blaze e avrete 2 unità di polvere di Blaze con una verga di Blaze. Ora vi farò vedere a cosa servono la polvere di Blaze, a cosa serve. Prendiamo il pietrisco, costruiamo l'alambicco, piazziamolo per terra, apriamo, prendiamo le ampolle, le riempiamo, gliele mettiamo qui all'alambicco. Ma l'alambicco, un esempio, visto che io con lo zucchero, se non mi... Ora vi farò fare un esempio di distillazione, che creerò una pozione banale che non serve a niente, diciamo. Una pozione banale, dov'è quell'ingrediente? Ci serve lo zucchero, che ora vado subito a prendere. Ops. Zucchero, ci serve solo un'unità di zucchero. Allora, cerchiamo e facciamo. Ecco, un'unità di zucchero, poi usciamo. Andiamo di nuovo in survival. Ok, bene. Ok, scendiamo. Ecco qui. Qui ci sono le nostre ampolle. Se noi mettiamo lo zucchero, voi dite, perché non funziona? Perché ci vuole il carburante, che è la polvere di Blaze. Con un'unità di polvere di Blaze si può fare 20 distillazioni. Ora, queste di qui si chiamano ampolle d'acqua. Aggiungendo lo zucchero si ha un'ampolla che non serve a niente, diciamo, che si chiama, ora vediamo, pozione ordinaria, che non ha nessun effetto. E non si può captare niente con la pozione di Naya. Spacchiamolo tanto. Perfetto, posiamo le pozioni di Naya che non servono. E spero che il video vi sia piaciuto. E al prossimo video, che sarà quello come sopravvivere alla prima notte.